Questa mattina mi ero appena alzato, come ho aperto la televisione, la prima notizia che ho sentito è quella della scomparsa di Maurizio Mosca, mi ha preso quasi un colpo perché Mosca è un amico fraterno. Io sapevo che non stava bene, ci sentivamo quasi ogni giorno, lui era in Pavia, soffriva di cuore, era la prima volta che ebbe diciamo un colpo forte, era 7-8 anni fa e io feci un collegamento proprio con la clinica di Pavia dove ha dato l'ultimo respiro e fu un collegamento in cui c'era tutto Maurizio Mosca, sanguigno, sincero, veritiero, che non si preoccupava del suo stato di salute e ha fatto il collegamento come fosse in piena salute. Questo era Maurizio Mosca. Molti hanno creduto che lui diciamo, si esponesse polemicamente per rendersi amica la gente. No, la gente gli voleva bene, lui voleva bene alla gente. Lui era quello che era, non aveva paura di nessuno, non aveva riserve nei riguardi di nessuno, non aveva tolleranza nei riguardi di nessuno. Era puro, scelto, sincero, un vero autentico giornalista, un vero autentico uomo